Da Empoli è tornato un Pescara rinfrancato, pari prezioso 2-2. Ordine tattico e sacrificio, la difesa 5 restituisce certezze. L'autocritica di Breda una rarità. Spesso infatti nel calcio moderno ci sono allenatori che attribuiscono ad altri le colpe dei propri insuccessi o disastri. Breda è una delle poche eccezioni e ci piace rimarcarlo. Nel post gara di martedì il tecnico trevigiano ha testualmente dichiarato: ho sbagliato, avrei dovuto inserire gradualmente i nuovi, non tutti insieme, come è accaduto con la Regina. Anche a livello tattico non siamo pronti per giocare a quattro. Ho peccato di presunzione e superficialità. Effettivamente contro i calabresi Breda si era snaturato. Scelte tattiche di uomini opinabili se non incomprensibili. Gruppo privato di quelle certezze costruite faticosamente in poche settimane, dopo che lo stesso Breda aveva ereditato dalla gestione precedente, sono macerie. Il 2-2 di Empoli rappresenta una boccata d'ossigeno. L'unica identità al momento possibile, difendersi in modo compatto, aspettare l'avversario e ripartire. Dal punto di vista tattico non si può prescindere, almeno per ora, dalla difesa a 5, per le caratteristiche dei centrali, che non sono fulmini di guerra sul piano della velocità, e degli esterni bassi, più a loro agio se impiegati da quinti. La retroguardia a 4 nasconde troppe insidie. Del resto 16 dei 17 punti in classifica sono stati conquistati col 3-5-2. Insomma, la conferma arriva anche dai numeri. Naturalmente i progressi sono sempre auspicabili, ma pretendere che questo Pescara vada a comandare il gioco nella metà campo avversaria è solo esercizio di retorica. In questo momento servono punti, vittorie, da ottenere solo battagliando, naturalmente con organizzazione. Terza rimonta dall'inizio della stagione, era accaduto sempre con Breda contro il Brescia lo scorso 22 dicembre, partita finita 1-1, rete di Scognamiglio, e solo momentaneamente col Chievo al Bentegodi, gol di Fabio Maestro. Sabato prossimo alle 14 il Pescara ospiterà il Venezia, che martedì ha prevalso 3-1 sulla Cremonese. Lagunari sesti in classifica con 35 punti, in serie utile da 4 turni, 3 successi ed un pareggio. Tra i biancazzurri tornano il danese Sørensen e De Sena, ancora fuori Memusciai e Giannetti. L'attaccante sarà pronto per la sfida di Frosinone di venerdì 19 febbraio. Ai margini invece per squalifica Busellato, in dubbio Maestro che accusa un risentimento muscolare alla coscia. Dare un senso al pari di Empoli significa battere il Venezia. Nelle ultime 9 partite appena 5 gol, marcatori Bocchetti, Scognamiglio, Maestro, Busellato e Macin. Le reti degli attaccanti Setar e Galano mancano dallo scorso 19 dicembre, 3-2 in casa col Monza. Per Roberto Breda, un altro problema non da poco da risolvere.